La fattoria. E quando mai? Oh no. Ciao cucciolo. Babe il maialino coraggioso. Priscilla. Ciao Priscilla. Perché sei tanto triste? L'allevatore è un pigrone. Non si prende cura della fattoria. E quindi ci sono tante cose storte. Che sentiamo. Sistemate. Mi dispiace Priscilla. Io sto andando alla fabbrica di Crudelia Demon, ma trovo sempre dei recinti che mi bloccano la strada. Sai dirmi come uscire di qui? Se mi aiuti, senti, sì. Ho un'idea. Ecco. Se mi aiuti a sistemare alcune cosette, poi facciamo in modo che l'allevatore apra il cancello principale. Così potrai uscire da lì. Va benissimo. Da dove devo cominciare? Sai, ho molta sete. Perché da ieri l'allevatore non riempie l'abbeveratoio. Si sta lasciando morire. Dovrebbe trovarsi dentro la stalla. Uno scherzetto. Torno subito. Insomma, un assassino sto allevatore. Dovrebbero togliergli la fattoria. Dove ci troviamo e cosa possiamo fare qui? Credo che la zona giusta sia salire di qua, vero? Esatto. Quindi prima di andare da questo lato, andiamoci a fare il nostro solito giretto. Dai. Dai, scendi. Da. Vieni giù. Maledetto. Ecco fatto. E vabbè, a parte il fatto che è volato dall'altra parte del mondo, è apparsa una bistecchina qui. Non mi sembra ci sia nulla, vero? Sì, infatti mi dice di proseguire. Allora, questo gioco è un pelo strano sotto il punto di vista, dicevo, dei comandi di gioco, nel senso, tu devi annusare per terra per trovare gli ossi o gli oggetti nascosti, giusto? Il problema è che molte volte, ed è già capitato nell'altro livello, e infatti è anche per questo che penso che lascerò perdere questa cosa, lui ti fa andare avanti, poi se tu ti metti ad annusare ti fa tornare in zone precedenti. Ma se tu annusavi già nelle zone precedenti non ti faceva trovare gli oggetti, il che è stupido. Ehi, vieni giù. Cacaboom. Altra bistecchina. Altri ossicini, che credo che questa sia la zona successiva, nel senso qua aiutiamo le galline. Ehi, ehi, scendi. Aia, morto? Sì, decisamente. Andiamo dal pappagallino. Ecco qua. Pure lui è andato addosso. Prendiamo la bistecchina. Dov'era? Eccola qua. Non la lasciamo certo marcire. Un po' stretta questa zona. Non vedo dove sono. E io intanto, come ho detto, siccome appunto il gioco è programmato un po' come è programmato, cioè alla fine non è programmato male, come ho detto, i periodi PS1, PS2 per moltissimi giochi erano il periodo migliore. Grazie dell'acqua, ora posso bere. Comunque erano il periodo d'oro di questo tipo di giochi, e quel periodo purtroppo per molti non tornerà più, nel senso, mi dispiace per chi magari spera nel ritorno di titoli del genere, o per chi, per qualche tipo di bambino, vorrebbe vedere ancora giochi del genere, o appunto giochi che ti permette di giocare al cartone che ti piace. A parte pochissimi casi. Dove è andato? Esempio Peppa Pig o come si chiama? Pigiasco, quello lì dei, cavolo, l'ho visto l'altro giorno, degli elicotterini o delle macchinine tipo dei pompieri che hanno le facce tipo Cars. Quel cartone lì. Già il prodotto non è granché, proprio parlo del cartone in sé. Poi magari ai bambini piace, per carità. Lì è sempre gusto, scelta personale, non giudico. Ma a livello qualitativo di un film Disney, come anche solo La Carica 101 o Le Follie dell'Imperatore,
o più semplicemente un gioco semplice, perché alla fine quello era, tipo Lilo e Stitch, capisci che c'è un certo divario, una certa grande e grossa differenza fra questi giochi. Ed è un divario che purtroppo è andato perso sia con... lì posso salire? Come faccio a salire? Bella domanda. Ah, tra l'altro, mi sa proprio che è una delle missioni, perché vedi, sbatte e torna indietro. È proprio un divario che è andato avanti con l'avanzare degli anni, nel senso, sia la qualità dei prodotti per bambini, sia l'avanzamento dei videogiochi si sono distaccati moltissimo l'uno dall'altro. Se prima, nel periodo PS1, i genitori pensavano la PlayStation è una cosa per bambini, adesso la PlayStation, Xbox, anche la Switch, per carità, è un prodotto, uno adatto a tutti, ma più per il pubblico adulto. Come ho già detto più di una volta, non daresti, a meno che appunto proprio non glielo fai apposta, in mano una PlayStation 5 a un bambino di 6 anni, gli daresti piuttosto, sì, una Switch, per dire. Non perché la Switch sia inferiore, ma perché ha più possibilità di gioco per un bambino. Mentre la PlayStation, sai, c'ha, che ne so, FIFA, c'ha Call of Duty, c'ha Dying Light, c'ha tantissimi, Red Dead Redemption, per dire. Ha tanti giochi che, anche GTA, ma vabbè, GTA ormai sono passati talmente tanti anni che l'hanno giocato chiunque di qualsiasi età. Non è più giudicabile. Vediamo se c'è altro. Sì, decisamente, solo che è una rottura di scatole. Sai che tanto ho detto io che me ne frego dei, come si chiama, del 100% degli ossi, però. Quindi anche uscisse oggi, che ne so, il film, anzi uscisse il gioco, vediamo, di uno degli ultimi film della Disney. Un ultimo film Disney che potrebbe essere un gioco. Quale potrebbe essere? Stavo pensando a Frozen, ma direi proprio di no. Stavo pensando a Oceania. E Oceania non sarebbe neanche così strano. Al tempo fecero il gioco di Atlantis, per dire. E tu dici, vabbè, non sono due cose diverse. Sì, è vero. Ma come dicevo prima, ai tempi della PS1, PS2, facevano il gioco di qualsiasi film. Facevano veramente la qualsiasi. Quindi, e io che sto continuando a girare, a prendere tutti gli oggetti, uccidere tutti i nemici, forse anche prima di quanto dovrei, e molto probabilmente sarebbe meglio fare tutte le missioncine prima di proseguire, vero? Cioè, nel senso, vieni qua. Ecco fatto, dicevo, sarebbe meglio andare prima a fare tutte le cose e poi avanzare, però a sto punto almeno mi levo anche i nemici di torno già prima. Ma aspetta, aspetta, dite che mi fanno salire sul trattore? Dite che mi fanno salire sul trattore, ti prego. Col cagnone in tangenziale andiamo a comandare? Dai, aspetta, dai, come si sale? Ecco. Allora, forse no, o forse è un'altra missione. Lo scopriremo tra poco. O mettiamola su un film magari un pelo più semplice. Luca, tu dici, ok, magari non è il primo film a cui penseresti per un gioco. È vero, ma come ho detto, al tempo da PS1, PS2 facevano il gioco del film di qualsiasi cosa. Qualunque cosa era fattibile di diventare un ipotetico gioco PS2, PS3 e PS1. Quindi è veramente sempre in base al periodo questa cosa. E appunto, arrivato già al periodo PS3, questa cosa era calata moltissimo. Siamo arrivati con Madagascar 1, per dire, o con Fupanda 1, che erano degli ottimi prodotti, sia su PS2 sia su PS3. Parliamo però solo di Kung Fu Panda, perché Madagascar 1 era solo PS2. Per poi arrivare Madagascar 2 e Kung Fu Panda 2, che erano terribili. Madagascar 3, peggio che peggio. Era diventato veramente un gioco semplicissimo, che non aveva nessun tipo di sfida, che non dava nessun tipo di completismo vero e proprio per un bambino. Era un gioco che era stato fatto per essere fatto. Punto.
Quindi, maialino ti ha portato l'acqua. Che bella bevuta. Ora sto molto meglio, grazie. Ne sono contento. Dunque, il mulino a vento ha smesso di funzionare. Lo vedo. Forse se abbai forte, riesci a spostare il pezzo di tavola che impedisce alle pale di girare. Ci penso io. Se abbaiamo forte, certo. Questo è il nostro abbaio massimo. Ma mi ci fa... Ma aspetta. Ma lo potevo... No, aspetta, sono sicuro che c'era un muro poco fa. O magari ho visto io male. Ero sicurissimo ci fosse un muro. 100%. Fammi salire però. Non riesco a salire. Oh. Ma se gli do un colpetto invece? Ok. Ed è morto di sotto. Va bene, maialino. Credo di aver fatto tutto quello che mi hai chiesto. Nel senso, penso che adesso mi farà andare verso le galline o qualcun altro. Hai sistemato il mulino. Ora abbiamo un problemino con le galline, che non fanno più le uova perché sono tutte lì a trastullarsi fuori dal pollaio. Ti spiacerebbe farle rientrare? Buongiorno. Basta abbaiare quando sono vicine all'entrata del pollaio. Ovviamente, certo. È divertente. Certo, è chiarissimo addirittura, aggiungo io. La pallissiano. Allora, gallina in fuga da questa parte. Lì ho lasciato degli ossetti. Che tanto, come ho detto, sti cavoli, il completismo però. Almeno i cuccioli. Almeno i cuccioli li voglio prendere. Gol! Allora, aspetta. Ma a parte che non si muovono neanche alcune di queste galline, scivolano. Ok, oh, cucciolo. Ecco fatto. Sei un super cucciolo. Mi aspettavo arrivano i nostri. Siamo a 3 su 6. Dov'è l'ultima? Eccola qui. Abau. Paparabà. 3 gol su 3. Allora, c'è qualcos'altro che posso prendere? Oh, altro cucciolo nascosto, tra l'altro, ovviamente. Mordi crudelia da parte mia. Gli do un bel morso sul culetto. Allora. Di qua non siamo entrati prima, vediamo se c'è qualcosa. Ah no, era dove eravamo prima, perfetto. E di qua invece siamo in un labirinto di paglia. Altri ossetti. Ma niente, fratellino. Però sento un soldato, il che vuol dire che c'è un'altra zona qua sopra, tipo. Vabbè, facciamo una cosa per volta, andiamo dal maiale di nuovo. Eccomi di nuovo qua. Ho sentito il gallo cantare. Anche lui ti ringrazia di aver fatto rientrare le galline del pollaio. Sì, certo. Ora ci sarebbero degli attrezzi da recuperare nel granaio. Sono rimasti sotto le granaglie. Devi arrampicarti sul silo e saltare dentro, dove troverai dei congegni per far uscire il grano. Ok. Perciò, se non hai troppo da fare... È una sfida, direi. No, è uno sfruttamento, aggiungo io. Se non sei troppo impegnato ad aiutarci, potresti aiutarci effettivamente ad aiutarti. Oh, ma c'è Shrek qui. Somebody once told me the world is gonna roll me. Na 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 na. Zona nuova, che prima non avevo visto. Perfetto. Vedi, a girare si finisce sempre da qualche parte che non ti aspetti, tranne il fatto che questa è la zona dove ero poco fa. Fantastico. Oh, devo rifarmi tutto il giro ora. Eccoci al granaio. Allora, come si entra o cosa dobbiamo fare? C'è un'entrata per caso? Sì, c'è un ascensore. Oh no. Allora, cosa dobbiamo fare? A me sembra una cascatina di vomito quella. Però sembra del vomitino che sta uscendo. Eccolo qua l'ultimo.
Quanto ci fai che usciamo anche noi da quel buco? Allora, ma dai! Ma questa è un'assassina! Cosa c'è? Ah, gli attrezzi. Ok, non devo farci nulla. Ma avevano nascosto il cane sotto tonnellate di grano. Cioè, è un miracolo che sto cane è vivo. Bella sorella. È un miracolo che sto cagnolino è vivo in pratica. E gli attrezzi non ci posso fare niente. Glielo dico al maiale, magari viene lui a prenderseli. Fatto anche questo, qual è la prossima cosa che mi farei fare? Hai fatto uscire tutto il grano. Schiacciato start per sbaglio. E recuperato gli attrezzi. Ora c'è da divertirsi. Sentiamo. Il lavatore ha fatto fare un nuovo impianto idraulico in casa. E quindi non ha più bisogno del lavatoio esterno. Dovresti prendere il trattore e abbattere il lavatoio. Ma prima devi prendere la chiave del trattore nella stalla. Pensi Cristo. Di poterci riuscire? Di certo ce la metterò tutta. Brava, è esattamente quello che avrei detto anch'io. Eccola qua la chiave. Per fortuna non era molto lontana. Ecco qua anche il trattorino. E chissà dov'è il fratellino mancante. Boh. Dai. Che cacchio sta succedendo? Ora, là fuori c'è uno strano cagnolino che se ne va a spasso col mio trattore. Te l'ho detto di non bere al mattino, Irv. Guarda che se continui me ne torno da mia madre. Lo sapevo. Come non detto. Lo sapevo che diceva una storonza del genere, ti giuro. Ma... è caduto il cane. Oh, ed ecco qua l'ultimo fratellino, per fortuna. Sì, arrivo. Sapevo che mi avresti salvata. Sì, certo, vai a casa. Mi mancano 6 ossi, ma sinceramente basta, non mi spreco più. Tanto sono nascosti sicuramente in un posto che abbiamo già visitato 200 volte e che nonostante questo io non ho annusato prima perché il gioco non me l'ha fatto fare. Andiamo. Sei proprio un super cucciolo. Sono un cucciolo. Perché sei ancora triste, Priscilla? Perché è il mio compleanno. Perché oggi è il mio compleanno. Ecco. E nessuno se ne è ricordato. Tu puoi andare se vuoi. Il cancello è aperto. Che cosa è un compleanno senza neanche un regalo? Mi è venuta un'idea. Ok, esatto, stavo esattamente pensando. Vuoi vedere che il regalo sono le ultime ossa mancanti? Non lo so. Ma io allora potrei fare anche la cattiveria di andarmi senza dargli il regalo? Potrebbe essere. Ecco te. Tieni. Oh cielo, hai trovato un regalo per me. Allora siamo amici. Certo. Certo, Priscilla, e grazie. Mi sono divertita ad aiutarti. E buon compleanno. Oh, contenta lei. Guarda che se ne va tutta felice ora. Evviva, un regalo. Non diventerò bacon. Per fortuna possiamo finalmente uscire contenti anche noi.